tutti ben ritrovati, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Eccoci qui, chiudiamo questa settimana, oggi è venerdì, lo chiudiamo parlando, beh, non di sport, ma di qualcosa che potete fare, in realtà chiunque potrebbe farlo, ma c'è un modo per farlo in maniera migliore, insieme anche a gente simpatica che già lo fai, che magari vi dà anche qualche dritta su come farlo meglio. Stiamo parlando di C6 alle 6, qui abbiamo due esponenti di questa associazione che si occupa di running, no? Diciamo, giusto? Sì, sì, di okay? Running. E spiegateci un po' cos'è C6 alle 6. C6 alle 6 è un'associazione che raccoglie un po' di persone che hanno la passione per la corsa, per il running, ma per la corsa in generale, ma anche la camminata. Sicuramente è questa la cosa importante, non tanto essere dei professionisti. Siamo persone che ci siamo conosciute fondamentalmente negli ultimi anni, perché nasce da 4 anni questa associazione, che è composta da circa 70 persone. Corriamo quasi tutte le mattine in una delle zone più belle di Milano, che è il Parco Nord Milano. Abbiamo la fortuna di avere un grande polmone verde nella nostra città, e alle 6 del mattino, da cui il nome C6 alle 6, ci troviamo nella zona nord di Milano e corriamo lungo i viali alberati del Parco Nord. Quasi tutte le mattine, ogni mattina c'è circa una ventina di persone che appunto hanno questa passione, e correre in mezzo al parco in sicurezza e con amici credo che sia una delle cose migliori per iniziare la giornata. Ecco, insomma, un orario particolare forse per molti, in realtà forse beh, però ottimo per andare a correre, soprattutto magari adesso che in teoria vorrei dire adesso che inizia il bel tempo, poi insomma oggi non è proprio una di quelle giornate, però l'idea insomma, è venuta appunto a voi, un gruppo di amici, anche perché vi siete incontrati alle 6, diciamo, no? Siamo incontrati alle 6, esattamente, perché comunque veniva a rispondere alle esigenze familiari questo orario di partenza, e chiacchierando tra amici, ma tu cosa fai, a che ora vai, e abbiamo iniziato a correre così. Poi correndo lungo il parco abbiamo incontrato altre persone che si sono via via aggregate a noi fino a, appunto, a raggiungere il numero di 70 persone all'interno del gruppo. Ovviamente non corriamo sempre tutti insieme, perché sarebbe, però sapere che alla mattina alle 6 c'è qualcuno che va a correre, che ti potrebbe supportare e far due chiacchiere, fa sempre piacere a tutti. Insomma. Diciamo le 6 anche perché appunto è importante per voi dopo, ognuno di voi fa anche la propria vita, quindi proprio insomma... Ma infatti, come diceva giustamente Andrea, è nato proprio con questo spirito, alle 6 del mattino, che effettivamente è faticoso svegliarsi alle 6, ma poi vi assicuriamo che la giornata va via molto più velocemente, permette anche di tornare a casa intorno alle 7:15, quando si svegliano gli altri, quindi di fatto non sottraiamo tempo alle nostre famiglie, ma ci prendiamo anche un po' di tempo per noi. Insomma, è molto interessante. È molto interessante che vedere, insomma, verrebbe a dire un'idea che vabbè, troverà quelle 2 o 3 persone, insomma, invece già 70 soci, insomma, sono una cosa molto interessante. Insomma. Sì, siamo veramente contenti. Che non sono tutti sonnamboli, cioè gente anzi, no. Che magari ha fatto anche un po' fatica magari all'inizio, no? Però poi si prende il ritmo anche delle sveglie mattutine, cioè dovresti provare, visto che tu hai detto che ci proveremo. Fai un po' fatica, però... Tra l'altro la cosa anche bella, che proprio perché siamo un gruppo di amici, oltre che essere comunque un'associazione, che ci teniamo a dire che è anche un'associazione comunque affiliata alla FIDAL, quindi chi vuole associarsi a noi può poi fare anche delle gare competitive. Noi abbiamo persone che fanno gare competitive, ma il nostro primario scopo è quello di fare in modo tale che l'associazione possano iscriversi tutti, quindi voglio dire, il nostro spirito principale è quello di accogliere tutti e fare in modo tale che sia un momento di aggregazione, e in questi anni abbiamo anche cercato di ampliare questo nostro obiettivo anche facendo delle azioni che sono rivolte anche al sociale, nel senso che
fondamentalmente noi sicuramente prediligiamo le gare di beneficenza, quindi andiamo a fare magari la domenica la classica tappasciata, come viene chiamata in tappasciata, cioè? Sono queste gare di paese magari che servono un po' per anche contribuire e sovvenzionare alcune realtà. E noi ad esempio su questo, proprio in questi anni, abbiamo iniziato ad avere un proficuo rapporto con una Onlus che si occupa di bambini che hanno problemi o comunque di persone che di accoglienza, esatto, e comunque persone che sono meno fortunate di noi, perché noi riteniamo di essere comunque fortunati, perché appunto abbiamo anche la possibilità di andare a correre, quindi questo ci permette anche di avere questo secondo scopo che secondo me è importante nella nostra società, riuscire a fare qualcosa anche per gli altri è importante. Diciamo tante persone che vengono con voi a correre, l'età, sono tante ragazze, tante donne. Abbiamo anche parecchie donne, proprio perché, come ho detto prima, il parco è molto bello. Noi corriamo tutto l'anno, quindi anche con la neve, con la pioggia, siamo anche questa mattina con questo tempo, c'erano alcuni nostri amici che hanno corso, noi abbiamo corso ieri, quindi non è... E ci sono persone che hanno dalla diverse età. Quella persona che ha più anni, credo che ne abbia, Salvatore credo che ne ha, se non ricordo male, 74 anni, e poi ci sono invece dei ragazzi giovani che ne hanno 16-17, quindi ventaglio, abbiamo il massimo ventaglio, uomini e donne. A qualsiasi sia il vostro passo, diciamo. Assolutamente. Appunto, non è la preparazione per fare poi andare a Tokyo 2020, per fare la maratona di New York, ognuno ha il suo obiettivo, diciamo. Ci sono anche quelli che sono andati a fare la maratona di New York, la maratona di Firenze, noi siamo andati a fare la Desert Marathon, però esatto. La finalità non è quella, la finalità è quella di stare insieme e approfittiamo appunto di questo parco che ci agevola tantissimo. Bellezza. Perché con le rotonde all'interno del parco usiamo la rotonda per tornare indietro. Spiegami bene questa cosa, come funziona? Mi dicevi a fuori onda. Siccome appunto ognuno di noi ha il suo passo, perché la corsa è individuale per definizione, però volendola fare tutti quanti insieme si cerca di stare insieme e di sfruttare quindi la rotonda per tornare indietro e andare a prendere quelli che magari... Ma non a recuperare, a recuperare. Non si è mai soli. Non si è mai soli, perché proprio l'idea è quella di non abbandonare nessuno nel parco, perché comunque alla fine purtroppo viviamo in un momento sociale. Beh, insomma, poco complicato. Lo apprezza così, può anche essere un po' pericolosa a volte. Assolutamente insomma, non si sa mai il parco, no? È una zona abbastanza complicata anche da gestire. Assolutamente sì. Poi comunque ci può essere magari la mattina che... per il buio inciampi, ti senti meno bene, quindi hai bisogno comunque di un supporto. Non è mai bello stare solo, infatti, in generale, se c'è uno che ti conforta, ti spinge. Ti dà un supporto in più, riesci anche a fare quel passo in più, metro in più. Ci sentiamo anche un po' i custodi del parco. Beh, è interessante, poi infatti insomma, sicuramente contribuite a tenerlo vivo e a fare una buona casa per tutti. Diciamo appunto c'è anche chi si prepara magari per la maratona ad esempio. Voi ad esempio avete fatto la City Marathon quest'anno. Abbiamo fatto la City Marathon. È stata la sezione staffette, giusto? Sì, tutte e due. Tutte e due, ok. Sia la staffetta che non... Sono proprio interessato, diciamo, la sezione staffetta, perché c'è un risvolto anche sociale molto interessante, giusto? Sì, perché proprio essendoci legata a Comin, questa Onlus, è il quarto anno che corriamo per loro e facciamo raccolta fondi per loro, perché le relay possono essere fatte solo attraverso una Onlus. E quindi la staffetta ti coinvolge ancora di più, perché... c'è la finalità della squadra, c'è la finalità di fare raccolta fondi, di promuoverla presso amici, quindi coinvolge anche persone che abitualmente non corrono a correre con te. Quest'anno le nostre mogli sono state coinvolte, quindi anche se non sono, anzi ogni tanto storcono il naso perché magari siamo sempre in giro a correre, però quest'anno sono state coinvolte, sono venute volentieri a correre con noi. Con questa associazione appunto ormai il legame è ben stretto, tanto che anche a maggio avete una gara molto interessante, che già da nome mi fa paura in realtà. In realtà è bellissima, è bellissima, perché è una 24 ore che si svolge 24 ore? Sì, al centro sportivo Paolo Borsellino di Peschiera Borromeo, anche lì penso che sia il quarto anno. Quarto anno anche quello. In quanti si corrono 24 ore? Allora in realtà si può, anche lì faremo più di una squadra, no? Ci sarà la squadra che vuole fare classifica, diciamo,
noi siamo sempre in quella che vuol fare casino e basta, e poi ci sarà quella delle ragazze, no? E la 24 ore si corre, quella competitiva, chiamiamola così, sono 24 persone che fanno un'ora ciascuno di corsa, su questo anello, perché vengono conteggiati i tempi e i giri. Però poi, siccome abbiamo coinvolto anche i nostri figli, che Esatto. avevano, per esempio, mio figlio aveva meno di 16 anni, sotto i 16 anni puoi fare massimo 20 minuti, quindi Ok. all'interno dell'ora trovi tre amici con cui condividere questa frazione. Un bel numero di persone, Tanti, cavolo. veramente Beh, tutto diciamo appunto per per aiutare. aiutare la Onlus, per cui corriamo assolutamente, perché comunque anche l'anno Abbiamo scorso abbiamo fatto questo. raccolto i fondi anche lo scorso anno proprio. Cos'altro? Cioè adesso che sviluppi ha Cisse L6? Cosa vorrebbe fare di più? Beh, CSL6 ha sicuramente l'obiettivo di rimanere un'associazione con questi principi, con queste finalità anche rivolte al sociale. Ci piacerebbe estendere ancora di più, siccome noi siamo tutte persone comunque che hanno le varie attività, non possiamo pensare di fare cose, non è la nostra primaria attività, ma nello stesso tempo stiamo ad esempio. Un progetto che abbiamo in mente di fare da un po' di anni, e devo dire che questo è soprattutto un progetto mio e di Andrea, è quello di organizzare una gara per i ragazzi disabili. Vorremmo organizzare una gara per i ragazzi disabili all'interno del Parco Nord, perché questo si presta bene. E stiamo cercando di avere contatti, perché comunque è un qualcosa che se riusciamo a fare, ad essere fatto bene, ci piacerebbe fare questa corsa in modo tale che ogni persona disabile possa correre con una persona non disabile, e quindi questo fare anche in questo caso abbinare, fare il matrimonio fra attività sportiva, ludica per noi e finalità sociale. Quando siete partiti, ormai dicendo quasi 4 anni fa, no? Sì. Cosa vi aspettavate? Vi aspettavate tutti questi appassionati, da questa passione proprio, anzi, intorno al venire a correre, insomma, alle 6 del mattino? Guarda, è nata proprio in maniera. Io e Andrea ci conosciamo perché, al di là di questa associazione, abbiamo una frequentazione all'interno del mondo del basket, perché abbiamo i nostri figli che giocano in un'associazione di Dove giocano? basket, agli Azzurri Niguardesi. Diciamo, Agli insomma, li Azzurri Niguardesi, facciamo. Oh, siamo una sempre grande contenti. associazione che è nata nel 1970, A quindi è cavolo, storica, storica. storica di Niguarda. E un giorno, durante una partita, senti, ma io vado a correre, anche a me piacerebbe. Allora abbiamo iniziato. La cosa carina che raccontiamo sempre è che la prima volta che siamo andati a correre abbiamo fatto 1,5 km, poi ci siamo fermati e detto, ma forse non fa per Non noi. era la giornata Non più. era. E Fantastico. poi in realtà da Il lì. famoso chilometro lanciato, cioè quello, No, ma detto neanche quello. quello, neanche quello. Allora ho detto, forse è meglio andarci a prendere una birra, che è molto più sano. Poi devo dire che da lì, con un po' di volte, ci siamo messi, uno ha aiutato l'altro, abbiamo incominciato a correre, abbiamo incontrato persone. La forza di questa associazione è che molte di queste persone si conoscono da 4 anni o anche Sì, da meno, cioè, quindi nasce nasce proprio in maniera un'empatia incredibile. E tante volte magari non sai neanche che lavoro fa quello che viene a correre con te, lo conosci proprio per questa finalità, e c'è questa anche cosa bella di avere questa passione, ecco. Facciamo lo scoop in diretta. Voi di cosa vi occupate nella vita normale, fuori dalla corsa? Allora, io lavoro in una multi-utility, se posso dire anche A2A, che tutti conoscono, a Perfetto, se può mettere Milano. una buona parola, perché noi qua prendiamo sempre abbastanza di Io corrente. invece faccio il consulente finanziario. Ah, anche lei se vuole, se le avanzano qualcosa. No. Noi siamo sempre ben contenti qua, siamo un'associazione anche noi, se No, bisogno no, di fondi. volentieri. Quindi sono appunto, e anche questo immagino, cioè avete la qualunque, mi verrebbe da dire, anche Assolutamente, come dentro, dagli studenti al pensionato, a chi fa attività professionale, individuale, professori in professori, bocconi. bocconi, quindi No, abbiamo di no, di tutto, tutto proprio di davvero, tutto. assolutamente sì. Anche, ahimè, purtroppo c'è qualche persona che ha qualche problema anche sul lavoro disoccupato, di Ah. tutto. Noi, ma proprio perché, ripeto,
A noi interessa che chi viene a correre abbia fondamentalmente la voglia di divertirsi, la voglia di stare insieme, perché poi tante volte questa cosa qui aiuta, perché alcune persone, magari a me è capitato anche personalmente, la mattina non ho, sono un po', magari anche un po', hai un po' i problemi Pensieri di del pensieri del lavoro. lavoro, è un momento di svago, ti fa tornare a casa contento. Se qualcuno volesse avvicinarsi, come può fare? Ci si può iscrivere? Cioè, come si può Assolutamente fare, sì, appunto? abbiamo una pagina Facebook e abbiamo anche una casella di posta Elettronica elettronica. che avevamo pubblicato anche sull'articolo con cui poi siamo entrati in Ok. contatto con voi sulla Gazzetta dello Sport, la sezione running. Quindi abbiamo avuto diversi contatti, persone che ci hanno chiesto come potevano venire a correre con noi. Si può fare? Come funziona? Io posso iscrivermi, posso... Assolutamente, allora non c'è nessun obbligo, cioè noi non è che abbiamo una tessera, a parte per chi si vuole iscrivere alla fila, quindi è assolutamente una roba spontanea, nata alla buona e come dicono alcuni per prenderci in giro che c'è un po' sfuggita di mano, per cui sicuramente chi vuole venire a correre è ben accetto e se vuole iscriversi alla fila perché ha ambizione di fare gare, perché sopra i 10 km devi essere iscritto, comunque devi avere un certificato medico per tutela sia degli organizzatori che ovviamente di te stesso. E quindi chi vuole entrare può venire assolutamente senza nessun problema, non ci sono obblighi di Basta iscrizione. che scrivi alla casella di posta Hanno elettronica. scritto alla casella di posta elettronica che è c66@gmail.com. Siamo entrati in contatto, poi se ovviamente mi autorizzano a inserire il loro numero di cellulare nella chat del gruppo, vengono inseriti e Perché appunto, vedono. perché ricordiamoci, voi avete praticamente tutte le mattine c'è qualcuno che corre, Assolutamente, siamo tutte le con la bandiera mattine. di C66, tutte le mattine Tutte le troviamo qualcuno, assolutamente sì. però magari non so, mi piace più correre con Andrea, oppure dicono, cioè, andiamo a correre, mi piace tanto giocare con Gianni, Gianni non c'è sempre, e quindi c'è appunto la possibilità di organizzarsi così. Mi diciate che poi adesso stanno nascendo anche degli spin-off, in un certo senso, cioè ci sei alle 7 meno un quarto, ci sei Perché alle 8 poi di sera, ci sei alle... No, come funziona assolutamente. lì? No, funziona proprio così, che si usa la chat per trovare un punto d'incontro, perché fondamentalmente la chat è questa, è un punto d'incontro che era nato per chi avesse esigenze di early morning, ma in realtà poi si è divisa su vari settori, quindi ce n'è veramente per tutti. Cioè, se serve un responsabile per il C6 al pranzo la domenica, mi faccio io quello, Ma no, eh. ma pranzo Beh, ma volentieri, anche guarda, noi. anche C6 al quello, pranzo la anche domenica, quello io lo faccio facciamo, volentieri. anche quello lo Anche perché le facciamo. riunioni le facciamo in birreria, quindi Ah, ma c'è chi dice che sia un ottimo integratore. allenatore post. Noi ci crediamo a Noi ci questa cosa, crediamo. Ma ci dice, senza stare troppo a indagare, noi ci crediamo. Assolutamente, Beh, se posso dire Perfetto. su Prego, prego. questo, quando facciamo questa manifestazione, che tra l'altro chiunque volesse venire, Sì. ricordiamo che l'11 e il 12 maggio 11-12 maggio a a Peschiera Peschiera Borromeo. Borromeo avremo proprio lo stand dei C6 alle 6, quindi chi vuole venire anche solo a salutarci è il benvenuto, perché in quell'occasione ci sarà veramente anche tanta birra, tante cose da mangiare, quindi è un momento anche per Insomma, conoscerci. sentirsi un po' meno in colpa, poi fate un paio di giri di campo e siete a Ma in posto, poi... effetti, guarda, quello che stai dicendo è proprio vero, nel senso che il correre, almeno personalmente, ma molti di noi serve perché poi quando uno va a casa a mangiare mangia più contento, Più cioè perlomeno sereno. ho sbaltito prima, quindi è un buon metodo per non sentirsi in colpa quando si mangia. Proviamo bene allora, appunto, insomma, il prossimo appuntamento per potervi incontrare, vabbè, tutte le mattine alle 6 Direi che la troverete altre prima. felpe blu che corrono Assolutamente, prima di per il... tutto mettersi in contatto con noi, con la casella di posta elettronica che diceva prima Andrea. C'è un punto in cui partite, cioè se c'è un punto Assolutamente. che possiamo dare magari A noi come... il ponte. Allora, il primo ritrovo, perché noi siamo al Parco Nord, come sapete, ricopre sia la parte di Afori che di Niguarda. Ora, Bresso. Bresso. Il primo punto è al ponte del Legend, che c'è non so, magari un po' di pubblicità, è un Afori, Afori. Ok. Gialla Centro, quindi Ok, come punto di esatto. riferimento. Poi da lì partiamo, andiamo verso Niguarda, quindi c'è il laghetto vicino a Viornato che è la seconda stazione, poi c'è il ponte del Gigante, insomma, a seconda delle persone che si stanno aggiungendo abbiamo dei punti di ritrovo. E quanto fate di solito la mattina? Bah, la Quanto state in mattina giro? durante la settimana massimo un'ora, quindi di norma alle Dalle 6 alle 7. 7 siamo indietro. In realtà ci siamo dimenticati di una cosa, che ormai siccome siamo diventati in tanti abbiamo preso anche l'abitudine di festeggiare i compleanni. Ah, ok.
E allora ai compleanni, così questa è anche una cosa carina, ci incontriamo un pochettino prima, perché ci incontriamo verso le 6:15, perché poi alle 7:15 ci si ritrova a far colazione e naturalmente chi compie gli anni offre la colazione a tutti. Questo è un altro modo per aggregare le persone. E quindi questo qui è il... ogni mattina al ogni mattina, Banco Nord, oppure diciamo oppure 10, ci sono oppure l'11 di maggio, quindi la mattina dell'11 maggio delle 11 alla domenica, okay, quindi 12. Il 12 maggio al centro sportivo Paolo Borsellino di Peschiera Borromeo. Chi volesse venire a trovarci è il ben accettato, e quella è un'occasione. Tenete conto che poi corriamo sempre al Parco Nord durante la settimana, ma la domenica ci piace anche un po' andare in giro anche intorno a Milano nelle varie manifestazioni che vengono fatte. Quindi durante la domenica di solito si decide dove andare. Questa domenica c'è la corsa dei campanili a Vimercate. Ah. Quindi andiamo, oppure quest'anno abbiamo inaugurato questa esperienza bellissima che è stata quella di andare a fare una corsa nel deserto. Quindi siamo andati nel deserto Eilat in Israele. Abbiamo fatto una corsa nel deserto, anche lì c'era qualcuno che ha fatto la maratona, qualcuno meno bravo come me e Andrea abbiamo fatto la mezza maratona. Beh, insomma, però la mezza maratona nel deserto vale come due maratone. Sì, città, è stata, diciamo, una bella sorpresa. Diciamo che alla fine eravamo abbastanza provati, però che periodo era? Era la fine di primo novembre. Primo di novembre. Parliamo quanti gradi c'erano? No, 30 novembre. No, 30 novembre. Ce n'erano 29. 29 gradi. Però è stato veramente bellissimo. Una bella esperienza. Abbiamo portato la maglietta di C6 nel deserto, come l'abbiamo portata la maglietta anche alla maratona di New York. Quindi ci piace portare il più possibile la maglietta. Io settimana prossima, per motivi personali, andrò in Svezia, quindi farò una corsa e manderò le foto dalla Svezia. Quindi ci piace. Fratello di Davide vive in Australia. Fratello di Davide, vieni in Australia. Ci sei viaggio in giro per il mondo? Assolutamente sì. Beh, potete essere anche magari un po' così paladini, potete anche portare in giro un po' la voglia di portare anche le Olimpiadi qua a Milano. Adesso parliamo delle Olimpiadi invernali che vogliono arrivare a Milano. Speriamo. Facciamo le Olimpiadi di zona. Fa vedere che siamo abbastanza un popolo anche sportivo, potrebbe sicuramente aiutare. Va bene, allora siamo arrivati in conclusione. Io devo ringraziare tantissimo Gianni Latella e Andrea De Martino. Grazie mille di essere con noi. Grazie. Ricordiamo appunto tutti i contatti, li trovate anche comunque nei commenti a questa diretta. Sicuramente Camilla, la nostra producer, starà già provvedendo agli inserimenti dei vari contatti, dei vari tag. Io vi ringrazio tantissimo. Grazie a te. Ci vediamo al C6 alle 9:30 di sera. Ragazzi, no, già quello sono già letto di solito. Sì, sono uno che dorme tanto, non è molto, quindi insomma. No, però davvero seguiteli, cercateli, perché davvero è un buon modo per andare a correre. Ma vanno tutti a correre, vanno, insomma. Però insomma, andare a correre con compagnia, divertendosi, trovando poi un gruppo con cui fare anche altro, insomma, è davvero una cosa interessante. Siamo una bella famiglia in un bellissimo posto come il Parco Nord Milano, che insomma finalmente ben venga che se ne parli positivamente, non sempre per motivi di cronaca. Quindi insomma sono ben contento di raccontare storie positive che arrivano da quelle zone, e quindi insomma seguiteli appunto in tutti i vari contatti che mettiamo qui sotto alla diretta. Grazie davvero. Grazie a te. Buona domani qui si va a correre, perché oggi non l'avete saltato. Domani andremo a correre. Assolutamente, ti aspettiamo. Ti aspettiamo per l'aperitivo. Infatti, mi aspetto, domani c'è comprare qualcuno. Mi aspetto direttamente al bar con le paste pronte. Va bene. Grazie mille. Ciao. Buona giornata e grazie mille a tutti voi che ci avete seguito. Noi ci rivediamo questa sera alle ore 18 e con l'informazione di Milano All News. Grazie mille, arrivederci, a presto.